Ehi, ti ricordi quella tizia con quell'orrendo maglione giallo? Sì, che orrore. Oh, chiedo scusa. Posso... Magari non mi hanno vista. La scuola è già abbastanza dura senza doversi preoccupare se si è popolari oppure no. Accidenti. Meglio andare a lezione. Non voglio fare tardi. Wow! Oh! Ma cosa? Oh, scusami! Ops! Scusa, hai detto! Scusa! Ma dico! Oh, guarda che cosa hai fatto! Mi hai inzuppata! Hai rovinato la mia maglietta preferita! Ma... mi dispiace così tanto! Stavo soltanto... Io, ok, me ne vado, me ne vado! Ma dico, ci credi? Che sfigata totale! Devo fare subito i compiti così non me ne dimenticherò dopo. Tra un po' sarà tutta bagnata. Eccola, così imparerà. Ora ci divertiamo. E via! Beccata! Tutto come mi piace! Oh no! I miei compiti rovinati! Oh no! Odio essere la sfigata della scuola! Oh, la mia amata scienza! Quanto ti voglio bene! Niente panico, è solo una ragazza! Ok, oggi è il tuo giorno! Puoi farcela! Fatti coraggio e dichiara il tuo amore a Wendy. Respira a fondo. Ok. Oh, wow, l'ho toccata per davvero. Wendy, scusa. Ciao, c'è qualcosa che posso fare per te? Posso aiutarti? Io, ecco, sai, volevo solo... Ecco, sai, volevo darti questa. Wow! Davvero? Hai comprato un fiore per me? Sul serio? Accidenti, oh! Ah, grazie! E figurati, appena l'ho vista ho pensato a te e alla tua passione per la botanica, sai? Oh, ma che dolce! Non sono così dolce quanto te. Aspetta, cosa? Wendy regalano una rosa e a me niente? No, questo non lo posso... assolutamente sopportare! No, non esiste! Sono su tutte le furie. Un attimo, cos'è quest'annuncio? Eh? Vediamo. Ah, un servizio di consegna di fiori. Forse questa è la soluzione che fa al caso mio. Molto interessante. Toc toc, ho dei fiori per una fortunata dama in questa classe. Cosa? Wow! Già, dicono sempre tutte così. Qualcuno in questa classe ha ricevuto delle rose. Wow, fa che sia io. Adesso arriva il bello. I fiori sono per una certa Wendy. Ma sono io. Sei tu la fortunata. Sì, questi fiori sono tutti per te. Vai a prenderli, che aspetti, scusa. Ok. Ci siamo. Grazie. Mai ricevuto dei fiori così belli prima d'ora! Ah, oh, che buon profumo e che fragranza! Oh, grazie tante, davvero! È solo il mio lavoro. La mancia, grazie. Come sarebbe la mancia? Beh, sì, sono il fattorino. Vedi, ho anche il berretto. Dai, su, sgancia la mancia. Fattorino, io... avevo capito che questi me li dovessi regalare. Io li porto solo dal punto A al punto B. Che imbarazzo, ragazzi! Possibile che capitino sempre tutte a me? Aspetta, forse ho dei soldi. Fammi dare un'occhiata. Ok, non sono soldi. Forse andrà bene comunque. Ecco a lei, signore. Ma cosa mi prendi in giro? Che roba è? Mi dai la mancia in bottoni? Scusa, non ho nient'altro, sai? Lascia stare, guarda, goditi i fiori. Mi serve un altro lavoro. Sembrava un sogno e invece è stato un incubo. Nemmeno li voglio più questi fiori.
Oh, avresti dovuto vedere che faccia hai fatto. Mindy, li vuoi tu questi fiori? Prendili. Ma come vuoi dare a me i tuoi fiori? Beh, sì. Oh, adesso mi sento in colpa per averla maltrattata così tanto. Accidenti. Oh, mi dispiace tanto, Wendy. Va tutto bene. Oh. Ma dico, visto che roba? Ce n'è di gente strana in giro. Ok, sii professionale, va bene? Questa festa sarà favolosa. Oh, guarda che vestito. Mindy, sei uno schianto stasera. Tu sì che sai come vestirti. Persino le scarpe sono sensazionali. Oh, aspetta però. Non puoi entrare e basta. Questa festa ha un limite di altezza, come al parco giochi, a meno che... Sai, non vogliamo far entrare bambini. Ma sul serio? Dai, su, dobbiamo solo verificare la tua altezza. Mettiti contro il muro. Vediamo. Sono misure prese con precisione scientifica. Ok, puoi andare. Sei nella giusta altezza. Puoi entrare e divertiti alla festa. Ehi, John! Con te parliamo dopo, ok? Ciao! Ciao! Oh, mi hai messo paura! Wow! Tu sì che sai passare inosservata. Comunque, diamo un'occhiata. Vuoi entrare alla festa vestita così? Calzini con pupazzetti e sneakers? Pensi che vada bene, davvero? Ehi, John! Guarda questa! Infatti, va bene, mettiti qui, così ti misuro l'altezza, va bene? Ok. Non ci siamo proprio. Ma come? Oh, è la festa? Niente festa per te, spiacente, almeno non qui. Prova altrove. Ma non puoi chiudere un occhio solo stavolta? Cosa hai detto? Non ti ho sentito, miss. Ti prego, ti prego! No, ho deciso. Se ho detto che non puoi entrare, allora non puoi entrare, sparisci. Hai capito? Se la metti così, wow. Certo che però, che maniere. Muoviti! Oh, che gente. E va bene, me ne vado allora. Non è giusto. Questa è una vera e propria ingiustizia, accidenti. Sicuramente però sarà pieno di gente orrenda tipo lei. E a me non interessa stare insieme a gente così... antipatica. Ma adesso che faccio? Deve pure esserci qualcosa che posso fare. Aspetta, forse... ho un'idea. Ma sì... funzionerà di sicuro. Mi tolgo le scarpe qui. E comincio a srotolarmi il calzino. Poi lo tolgo via dal piede. Ma devo continuare ad arrotolarlo. Poi, invece, lo rovescio in questo modo. Deve sembrare come una ciambella. Ed ecco, ora il mio calzino è tutto bello che compatto. Lo metto dentro la mia scarpa. È fatto! Proviamo! Già vedo la differenza! Ho avuto una grande idea, così sembrerò più alta! Su! Andiamo! Salve! Vorrei entrare al party, per favore. Ancora tu? Non ti avevo mandato via? Sì, però aspetta, misura la mia altezza di nuovo. Ah, va bene, come se fosse cambiato qualcosa. Ti accontenterò se proprio insisti. Dai, su. Ah. Ecco, vedi? Stessa altezza di prima, ma... che cosa? Sei più alta! Non capisco. Com'è possibile? Che strano. Le regole sono regole. Ok, puoi entrare al party. Sì, grazie! Eccomi che arrivo! Woohoo! Che mistero. Come ha fatto a crescere così in fretta? Saranno forse i geni? Ci vediamo, Mindy. Ciao! Ciao, Mindy, posso sedermi qui? Occhio, nerd! Oh, i miei occhiali!
Senza non ci vedo per nulla. Accidenti, dove saranno adesso? Oh, sicuramente qui da qualche parte, vero? No! Questo suono non mi è mai piaciuto, fa che non siano i miei occhiali. I miei occhiali! Erano proprio loro! Oh no! Le lenti si sono rotte! Adesso che cosa faccio? I miei poveri occhiali! Non ci vedo! Ah, insomma, ma che cos'hai da piagnucolare tutto il tempo? Allora? Guarda! I miei occhiali si sono rotti! Ok, capisco. Che sfortuna, già. Beh, sai, a volte capitano certe cose. Già, ma perché capitano sempre a me? Accidenti! Aspetta un attimo. Ehi, forse ho avuto un'idea. Wendy, risolverò io il tuo problema, ti fidi? Ah sì, e come? Ah, per prima cosa mi servono delle posate di plastica e naturalmente anche un asciugacapelli, come questo. Con l'asciugacapelli riscaldo la plastica in questo modo. E ora che è caldo il coltello è pieghevole. Vedi? Non si rompe affatto. E una volta raffreddato si manterrà questa forma. Poi mi servirà la pistola a caldo. Applico poca colla all'estremità del coltello proprio qui. E ora mettiamo insieme le due parti in questo modo. Una volta che la colla sarà asciutta starà tutto fermo così. Coltelli di plastica trasformati in occhiali, visto Wendy? Certo, non vedrai un tubo con questi, ma meglio di niente, non pensi? È molto carino. Ok, se lo dici tu, fammeli provare. Tanto peggio di così. Oh, wow! Non so perché, ma mi sento già molto meglio! Accidenti! Oh, sai cosa? Sono fin troppo belli per te. Ascoltami, Wendy. Che c'è? Non ti posso più vedere così. Vieni con me, ci penso io. Anzitutto devi assolutamente... Se devi cambiare del tutto il tuo look. Wow, molto meglio. Il rosa è proprio il tuo colore, sai? Ti sta benissimo. Wow, Mindy! È fantastico, grazie! Mi sento già una persona diversa. E ora sai cosa fare? Ho sempre sognato di fare il balletto delle ragazze popolari. Wow, Wendy, hai tutte le mosse giuste! Mi sono allenata per ore davanti allo specchio. E l'ultima posa! Ce l'abbiamo fatta! Grazie, Mindy! Scusami, mi sono lasciata trasportare. Sei strana, tu. Ho detto forse qualcosa che non va. Beh, almeno gli occhiali super super cool sono bellissimi. Niente male. Adoro questo colore. Così naturale. Devo assicurarmi che il trucco sia a posto. Oh sì. Ah, ma che cos'è questo? Oh santo cielo. Oddio, è Wendy, ma sembri un cadavere, accidenti! Non hai affatto un bell'aspetto. Ti senti bene, ehi? Devo chiamare l'ambulanza o le pompe funebri? Non ho mai visto un colore di pelle così prima d'ora. Buongiorno, Mindy, piacere di vederti. Come stai? Ok. Basta che non mi succhi via il sangue. Ho solo detto buongiorno. Qualcosa non va, forse? Scherzi, Wendy, ti sei vista allo specchio? Pazienza, non dirmi che non ti ho avvertita. E mi raccomando, non rompermi lo specchio. Oh no! Cos'ha che non va alla mia pelle? Oh, hai ragione. Accidenti, sono così pallida. Sembro davvero uno straccio. Sono sempre stata così. O forse no. Non ci avevo mai fatto caso prima di oggi. Accidenti, è orribile. Sì, sei sempre stata così. Che vuoi farci?
È genetica. Non tutte hanno la fortuna di essere me. Oh, ma sai, ti va bene oggi. Perché qui ci sono io, pronta ad aiutarti. Vedrai. Io ti trasformerò da capo a piedi. Devo solo prendere i ferri del mestiere. E credo proprio di avere tutto. Ci servirà questa lozione e naturalmente i cosmetici. Oh, e anche questo, sì. Per prima cosa grattiamo via il make-up con questa paletta. Lo riduciamo in polvere adesso. Prossima fase, ora. Prendiamo la lozione che farà la sua magia. Togliamo il tappo, mettiamo mano al make-up in polvere. Con la paletta raccolgo un po' di polvere e la verso dentro il flacone. Visto? Adesso devo chiudere il flacone col tappo. Lo chiudiamo bene e agitiamo così. Visto? La lozione ha cambiato colore. Carino, Wendy? Guarda qui. Hai visto che cosa ho per te? In questo flacone c'è tutta la tua salvezza. Una soluzione per il tuo problema. Ti aiuterò con il tuo pallone. Ci siamo. Sei davvero sicura che funzionerà questo? Ah, fidati. Ne applicheremo un po' sulla pelle e... problema risolto totalmente. Beh, tentar non nuoce, immagino. Va pure. Comincio piano, con una piccola quantità. Verso la lozione sulla mano. Ops, non troppa. Ok. Adesso il prossimo passo è... devo farlo davvero? Oh. Beh, pazienza. Che cosa ho da perdere in fondo? La applico sulle mie guance. Wow, la mia pelle è già più soffice. Poi anche sul braccio. Ehi, un momento, di braccia ne ho due. Che figuraccia avrei fatto. Devo spalmarmela addosso per bene. Wow, incredibile, sta già funzionando. Sembro meno pallida. Addirittura ho una luce magica adesso. Chi l'avrebbe mai detto? Mindy, sei mitica. Mi hai aiutato tantissimo. Oh, brilli troppo. Mi fanno male gli occhi. Oh, la mia pelle è luminosissima. Oh, che meraviglia. L'adoro. Cominciamo la lezione. Oh, ma che succede? Qualcuno ha portato il sole nella mia classe? Oh, mi servono degli occhiali scuri. Ah, com'è difficile essere così belle. Ok, è ora di andare in classe. Non vedo l'ora di leggere questi libri. Sarebbe un peccato se ti cadessero. Wow! Ops, sono stata io. Cosa ti hanno fatto di male i miei libri? Almeno il mio panino è salvo. Oh no, cosa ha fatto? Tesoro, non toccarmi il vestito. Levati! Voglio il banco più vicino alla prof. Oh, sembra arrabbiata. Non è come sembra. Non ci credo. Non sapete leggere i cartelli? Cartelli? Oh oh! Niente cibo in classe! Ma è così buono! Non mi interessa, dammi qua! È mio! Le regole sono regole! E io voglio quel panino! Wow, come ho fatto? Niente cibi né bevande in classe! Oh oh, io sparisco! Wow, il campo estivo Hogwarts ha davvero dato i suoi frutti! Cos'è successo? Gina, sei nei guai e come se lo sei! È tutta colpa tua! Avrei dovuto saperlo! È ora di fare una bella cooking challenge! Ci divertiremo un sacco! I'm singing in the rain! Iniziamo con il primo round! Dovrete preparare un pasto dai colori arcobaleno! Sono un po' confusa! Spero non sia un tranello! Iniziamo! Visto? Non c'è niente! Oh, va bene! Non c'è niente di cui preoccuparsi! Oh, posso usare questo come specchio! E chi se lo aspettava? Ehi, bellezza! Dove è andata? Devo fare tutto da sola! Wow, un sacco di caramelle! Facciamolo! Cos'è questa roba? Ora ho la mia occasione! Devo essere furba! Prenderò questo! Dolce, dolce caramella! Come mi sei mancata! Ma ora sei mia! Ma che succede? Wiki wiki wee! Cosa?
Oh, guarda Gina! Guarda come canta! Oh sì! In realtà non è niente male. Pensa davvero di avere talento? Apriamole! Troppo interessante! Questo è il motivo per cui prendi brutti voti, non ti concentri! Dovrebbe essere facile! Metterò le caramelle nella bottiglia! Wow, quanti colori! Riempio fino all'orlo! Poi mi serve lo sciroppo di mais, lo metto nella bottiglia! Mi assicuro che copra le caramelle! Me ne serve un altro po'! E ora rimetto il tappo! Ho finito! Hai detto qualcosa? Hai già finito? Non è stato così difficile! Guarda qua! È ora di assaggiare! Delizioso! Potrei mangiarlo tutto il giorno! Wow, bellissimo! Oh, ho un'idea! E sarà bellissima! Metterò le caramelle su questo piatto e le dispongo a cerchio, alternando i colori. Poi aggiungo dell'acqua. Non me ne serve tanta! Guarda, l'acqua sta cambiando colore! Che bello! Ma non ho ancora finito! Ci immergo i marshmallow! Lo faccio girare lentamente così si colorano! Wow, bellissimo! E buonissimo! Ecco, è finito il tempo! Devo sbarazzarmi di questo! Entrambe brave, mi avete stupita! Ma la vincitrice sarà una sola! Oggi vince l'amicizia! Abbiamo vinto entrambe! Non c'è niente di meglio che un buon film, soprattutto se hai degli snack! Oh no, sono finiti! E ora entrate in campo voi! Ok! Niente male! Credo mi piaceranno! Apro il pacchetto! È più difficile di quello che pensavo! Oh, è incollato col super attack! Oh, devi andare di più in palestra! Comunque voglio vedere cosa ho! Oh, una tortilla! Mi sta facendo venire fame! Mi serve una mano! Sorelle nerd, tutte insieme! Puoi contare su di noi! Dobbiamo calcolare la pressione esatta che puoi esercitare e la massa delle patatine! No, è sbagliato! Cos'è questo? Ehi? È ora di mettersi al lavoro, inizierò aprendo la tortilla! Poi la taglio in parti! Dopodiché avrò bisogno della paprika, per dargli un sapore affumicato! Metto la paprika in una ciotola e la userò tutta! E poi aggiungo l'olio! Dovrebbe bastare! E ora ho bisogno di un pennello da pasticceria, lo userò per mescolare la paprika e l'olio. Ho messo le tortillas in una ciotola resistente al calore e ora spalmerò l'olio sui pezzi di tortilla. Voglio ricoprirli per bene. Col pennello è più facile. È come dipingere. E ora in forno. I pezzi di tortilla si induriranno durante la cottura, non voglio bruciarli. Deliziose queste patatine. Sembrano buonissime, ne assaggio una. Ma devo intingerle. Saranno buonissime. Wow, a volte mi stupisco di me. Ehi, assaggia! E dammi il pacchetto di patatine. Buona fortuna. Ma come non è possibile? Vince Grace! E ora è l'ora della salsa! Che noia! Smettila, è fastidioso! E va bene, la smetto! Devo fare una chiamata. Ho finito qui! Che stai facendo? Oh, ciao! Vorrei prenotare un massaggio! Finalmente è andata via! Farò la challenge da sola! Buonissimo e rinfrescante! Ah, ho finito! Mi stava piacendo! Risolvetela voi! Ci sto! Vediamo che cosa abbiamo! Ah? Una benda! Ok, cosa c'è qui sotto? Un bicchiere vuoto! Che dire, sono un po' confusa! Suppongo che dovrò mettermi questa! Chissà, forse riuscirò a fare un pisolino! Ok, sono pronta! Iniziamo! Ciao! Faremo un delizioso frullato! Cosa? Wow! Devi solo scegliere a destra o a sinistra! Quindi quell'ingrediente va nel frullatore! Io scelgo sinistra! Ottima scelta! Latte! Non male come inizio, lo metto nel frullatore! Già mi sta venendo sete! Ecco! E ora? Troppo divertente! Ora si fa interessante! Stavolta scelgo la destra! Ecco qua! Cioccolato spalmabile! Gnam! Lo adoro! Ne aggiungerò un cucchiaio abbondante al latte! Sarà un gustoso milkshake al cioccolato! Sono pronta per il prossimo ingrediente!
Scegli un lato, mi sto divertendo. Fammi pensare. Prendo il gelato. Wow, divertente! Tutti amano il gelato. Non sa che cosa si perde, Grace. Ecco la prossima scelta. Che ne pensi? Questo! Cos'è? Biscotti! Gnam! Questo sarà buonissimo! Non vedo l'ora di assaggiarlo! Metto il coperchio, poi lo accendo! Guarda qua! Credo sia pronto! E ora posso metterlo nel bicchiere! Che odorino! Lo ricoprirò con panna montata e dei pezzi di caramelle! Wow, vorrei troppo berlo! Ecco qua! Cosa ne pensi, Gina? Perfetto! Hai vinto! Wow, beh, quasi me lo aspettavo! Gelato! Ups, credo ci serva un po' di pratica! Non fare errori! Che stai facendo? Perché sprecheresti il gelato? Guardate i vostri piatti! Sono tristissima! Con il gelato! Ma il gelato non c'è! Wow, chissà che cos'ho! C'è solo un modo per scoprirlo! Ah, bacchette! Vincerò ancora! Ah, sì? Ehi, secondo voi chi preparerà il piatto migliore? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto, so che voterete per me! Ho un'idea fantastica! Per prima cosa metto il cono nella molla, poi ci metto il ketchup! Ecco, basta così! Metterò dei pezzetti di wurstel nel cono, poi lo condirò con il formaggio. Ora aggiungerò un po' di paprika, dopodiché metto in forno a cuocere. Stanno venendo benissimo. E ho un cono di pizza. Carino, eh? Avranno un sapore così buono. Voglio mangiarli tutti. È il mio turno? Ho del ramen secco. Ci metto dell'acqua bollente. E poi attendo che si ammorbidiscano, metto un coperchio per rendere tutto più rapido. Sembrano buoni! E ora ci rompo dentro un uovo e aggiungo un po' di paprika. Mescolo con le bacchette. Voglio che si mescoli tutto. Arrotolo i noodles su una bacchetta. Poi le metterò in una pentola di olio bollente e cucinerò i noodles finché non saranno dorate. Sono degli spiedini di ramen! Croccanti e gustosi, non potrei farne a meno! Penso di avere un nuovo spuntino preferito. Che ne pensi, Gina? Ho vinto, ammettilo! È dura, ma questo round lo vince la prof! Sono la migliore! Sul serio? Metto questa fascia per capelli. Però Bianca è così noiosa, vorrei che fosse più colorata. Poggio la fascia in questi bicchierini. Poi metto del colore in ciascuno di loro. Uso colori diversi, voglio che sia bellissima. La fascia assorbe il colore. Creerò un effetto arcobaleno. Serve soltanto un po' di pazienza. Ed ecco, questo è l'ultimo. Wow, i colori si mescolano! Adesso sì che mi piace, così bella! Ed è ora di andare. Oddio, Chris mi sta messaggiando! È simpatico e così carino! Oh, estesi. Come butta, nerd? Ciao. Bella conversazione. Meglio prendere le cose per la lezione. Wow, guarda che telefono! È molto più bello del mio! Oh, qualcosa non va? Non è un mio problema. Persino i suoi pennelli sono stupendi. E io ho solo questo vecchio e consumato. Ma dove ho messo i colori? Costano così tanto? Non vado a spese, però. Sono splendidi. Meglio prendere i miei. Quasi dimenticavo il cavalletto, mi serve per dipingere. Mi prendi in giro? Io non ho niente del genere. Ci deve essere qualcosa che posso usare. Davvero? Che imbarazzo. Ma che stai facendo? Ehi, funziona! Devo cambiare banco. Mi stai rovinando la reputazione. Oh, si comincia. Wow, guarda quelle scarpe. Sono così alla moda. Mi piacciono. Non potrò mai permettermi scarpe così, però. È la vita. Ma forse ho un'idea. Con i miei colori posso fare un makeover alle scarpe. Vale la pena tentare. Prima di tutto tolgo i lacci. Poi prendo il pennello. Comincio con il giallo, è così luminoso.
dipingo sulla punta della scarpa. Devo colorarla tutta. Il lavoro va fatto per bene. Mi prendo tutto il tempo necessario. Non devo lasciare spazi vuoti. Com'è divertente! Mi sento come una stilista. Userò vari colori per le varie sezioni. Avrò una scarpa tutta colorata. Uso il giallo anche qui dietro. Non voglio che sbavi sulla suola, però. Fare con calma è importante. Non voglio mica fare tanta fatica per niente. Ora cambio colore. Uso il rosa sulla linguetta. Ogni pennellata deve essere uniforme, altrimenti il lavoro verrà male. Meno male che ho la mano ferma. Questa parte è complicata. Uso una spugna per la prossima zona. La utilizzerò all'interno della linguetta così. Il tessuto assorbirà il colore. Basta dare qualche colpetto. Faccio lo stesso col colore rosa. Ecco, nella parte posteriore della scarpa. Devo dire che è rilassante. Ora lascio asciugare. Intanto continuo a dipingere il resto della scarpa. Non vedo l'ora di vedere il risultato. Tutte quante saranno invidiose. Dovrei farlo con tutte le scarpe. Voglio una collezione di scarpe arcobaleno. Questa parte è complicata. Devo andarci molto piano. Ok, col rosa può bastare. Tocca al blu. Userò questo colore per il davanti della scarpa e per completare anche la parte posteriore. Con il blu dipingo tutti i pannelli restanti. Amo molto questo colore. Lascio qualche spazio vuoto. Una volta asciugato il colore, ricalco i contorni con un pennarello nero. Così i colori risalteranno di più. E aggiungo un tocco extra. Le linee nere devono essere spesse. Devono far risaltare le singole parti. Quasi un effetto cartone animato, sì. Farò così tutto intorno alla scarpa. Questa sì che è una lezione d'arte. Mi meriterei un 10. Non devo tralasciare i buchi per i lacci. Quasi fatto. Aggiungo altre linee intorno alla scarpa per completare il look. Saranno come piccole pieghe nel cuoio. Ora intorno alla suola basterà seguire il bordo. Ed ecco l'ultima parte. Ho finito. Ho disegnato anche sui lacci. Wow, che belle! Le mie scarpe personalizzate. E ho fatto tutto io. Sono così felice del risultato. Ah? Non ci credo! Oh, ti piacciono? Ma dove le avrà prese? Accidenti, non è giusto! Wow, ho un talento per il disegno! Il mio lavoro dovrebbe essere stare in un museo! Ma chi prendo in giro? Mi annoio, dipingo sempre le stesse cose! Aspetta, la mamma ha un sacco di vestiti! So cosa fare! Una bella sfilata di moda! Che carino questo! Mi sta proprio bene! Che altro ci sarà? E questo? Non è il mio colore! Wow, carino! Wow, ecco quello giusto! Non vedo l'ora di indossarli! Wow, sono bellissima! Proverò anche questo! Dà un tocco in più all'outfit! Guardatemi, sono una supermodella! Bisogna aggiungere anche gli accessori! Ehi, ma... sono trucchi questi! Wow, quanta roba! Voglio provare questo rossetto! Che bel colore! L'ho visto sulla mamma! Provo a fare come fa lei! Mi sento così grande! Che altro c'è? Profumo! Che profumo delizioso! Piu piu! Ho esagerato forse col profumo! Wow, mi sento da favola! Oh, una bibita! La mia preferita! Essere alla moda fa venire sete! Voglio proprio godermela! Peccato che mi devo servire da sola! Quello è ghiaccio! Lo voglio! Mi piacciono le bibite fredde! Così dovrebbe bastare! Oh, ho macchiato la maglia della mamma! Accidenti! Oh mio Dio, si arrabbierà! Dai, togliti! Oh, niente, non se ne va! Che cosa posso fare? Pittura bianca nasconderà la macchia, sì! Speriamo che funzioni! L'ha solo peggiorata! Possibile che capitino tutte a me! Pensa, pensa! Il profumo toglie le macchie! No! Non è giusto! Stacy, che combini? Perché? Che mondo crudele! Sono i miei vestiti? Ma che cosa hai fatto? Oh, ciao mamma! Esigo spiegazioni, signorina. Non ti arrabbiare però.
Volevo solo essere bella come te. Oh, davvero? Sei così tenera. Non preoccuparti, niente di grave. Ma forse so come rimediare. Tutto si aggiusterà. Lo dici così per dire? Fidati, ho un progetto artistico per te. Cominciamo arrotolando la maglia in questo modo. Poi piego questa estremità e uso un elastico per tenerla ferma. Continuo così per tutta la lunghezza. Divido la maglia in sezioni più piccole. Devo assicurarmi che gli elastici siano ben stretti. Ok, credo che basti così. Adesso metto la maglia in un grosso contenitore. Questo qui è perfetto. Poi aggiungo dei cubetti di ghiaccio. Devo coprirla tutta. Ora serve il colore. Verso della pittura rossa sui cubetti. Faccio lo stesso con altri colori. Sembrerà un vero arcobaleno. Quindi metto i colori in un ordine preciso e seguo delle linee sottili. Devo far presto prima che si sciolgano tutti i cubetti. Questo è l'ultimo colore. Wow, fantastico! Adesso aspettiamo. Mentre il ghiaccio si scioglie, il tessuto assorbirà i colori proprio come una tintura. Un modo divertente di colorare i vestiti. Un'idea, per così dire, fresca. Il ghiaccio si è sciolto. Togliamo la maglia dal contenitore e ta-dan! Wow, fantastico e bellissimo, mamma! Ma non giocare più con i miei vestiti? Ci puoi contare, mamma! Dove ho messo la bibita? Eccola! Oh no, non farlo! Sì, hai ragione! Wow, guarda quanti vestiti, che emozione! Comincio da qui! Wow, sono carinissimi! Wow, così tante cose belle! Che belle borsette! C'è un unicorno! Ma è magico! Lo voglio! Guardatelo! Starei così bene! Mi sento da favola! Quanti soldi sono tutti miei! Eh? Mai avuta così tanta energia! Voglio danzare su un arcobaleno! In questi momenti vorrei avessimo delle guardie di sicurezza. Scusa? Signorina danzante? Piantala, ehi! Oh, chiedo scusa. Servi aiuto nel senso di uno bravo? Sto bene, ero solo entusiasta per l'unicorno. Questo spiega la danza. Ma anche il cartellino col prezzo. Quanto? Non me lo posso permettere, ho solo pochi soldi. Già, non abbastanza. Wow, che imbarazzo totale. Grazie, incredibile. Volevo tantissimo quella tuta. Fa niente, me ne torno a casa. Oh, è così triste, ora mi sento in colpa. Ehi! Oh? Forse possiamo risolvere, dammi solo un secondo. Oh, dovrei pulire più spesso. Un vero schifo. Ecco, puoi prendere questo. Davvero? Tutto qui? Cosa c'è che non va? Pensavo ti sarebbe piaciuto. Aspetta. Ok, lo prendo. Lo sapevo. È un vero piacere fare affari con te. Ho un'idea geniale. Ci vuole un makeover. Metto una salvietta nella colla. Poi la premo sulla fronte. Voglio creare un cerchio. Aspetto che la colla faccia presa. Deve incollarsi per bene. Ora mi serve un corno. Lo metto dentro la salvietta così. Ma non ho ancora finito. Mi serve anche del make-up. Userò questo azzurro. Comincio dagli occhi. Dipingo una linea sottile lungo la palpebra e poi la parte superiore della palpebra con il rosa. Basta seguire la curva naturale. Non male, vero? Ma non è tutto. Metto un pochino di ombretto. Non devo superare la linea rosa. Devo coprire bene le sopracciglia. Faccio lo stesso anche dall'altro lato e adesso le guance. Cambiando pennello, applico il make-up lungo l'attaccatura dei capelli. Faccio del contouring sul naso e sugli zigomi. Poi passo il pennello su collo e mento. Senza esagerare, delicatamente. Devo fare un trucco perfetto. Questa qui sarà la base. Ok, sembra che abbia preso troppo sole, ma vedrete. Adesso aggiungo toni più neutri. Questo marrone chiaro è perfetto. Lo userò per dipingere la salvietta, così si confonderà perfettamente con il colore della mia pelle. Ora prendiamo l'azzurro di nuovo. Lo userò sulle labbra. Magari avessi un rossetto di questo colore. Così vistoso! Faccio tutto con calma. Che bello, darà un tocco in più al mio look. Non vedo l'ora. Ora ci vuole un pochino di glitter. Proprio così! Tutti gli unicorni devono averlo! Lo applico sul collo, questo è davvero il tocco in più!
ed è così divertente. Arrivo fino al limite del trucco rosa, poi metto glitter argentati anche sulle guance e ne seguo i contorni naturali. Adesso lo metto anche sul mento. Non devo dimenticarmi del naso e della fronte. Dipingo tutto intorno al corno e infine qui, sopra il petto. E ancora una cosa. Devo sistemarmi i capelli. Che ne pensate? Le ciglia finte completano il look. Mi sento favolosa. Mi sento come un unicorno. Grazie ancora. Ma cosa? Pensavo fossi un vero unicorno! Che look, wow! Speravo di sentirtelo dire. Tutto a un tratto ho deciso che mi serve un makeover. Che bella lezione! Andiamo a pranzo? Hai visto che equazioni incredibili? Adoro la matematica! Wow! Ti tengo io! Mi hai salvato! Giù le mani! Non c'è problema, lo farai tutte le volte. È così bello. Ci rivediamo, spero. Lo spero anch'io. Ehi, tutto bene? Ti prego, non farmi male. Ok, come vuoi. Ci è mancato poco. Il mio eroe. Aspetta, Jake e Grace. Grace. Come hai potuto? Credo di essermi innamorata. Così è perfetto. Dirò a Grace cosa provo per lei. Ehi, quanti palloncini! Oh, sei tu. Che c'è? L'hai fatto tu? Sì, amo Grace. Beh, buona fortuna. Non ne ho bisogno. Ora devo solo aspettare. Oh, ho dimenticato il regalo. Vado a prenderlo. Non vedo l'ora di leggere questi libri. Oh mio Dio, il mio armadietto! Non ci credo, è un pensiero dolcissimo. Wow, è così romantico. Incredibile. Meglio andare in classe. Oh, ciao. Grazie, Jake. Non c'è di che? Che sta facendo? È me che dovrebbe abbracciare! Non sapevo di piacerti! È davvero bellissimo, grazie! Credi sia stato io? Aspetta, non ci provare! Già, è tutta opera mia! Sei un vero tesoro! Ci vediamo dopo! Che momento strano! Ci vediamo, schiappa! Non è carino! Ora ti faccio vedere! Grace, sono stato io, non Jake! Ma certo, scusa, ma sei in mezzo. Spostati, Chris, devo andare da Jake. Ma io ti amo. Non è giusto. Non riesco a dormire. Che fastidio. Non ha senso stare così. Devo fare qualcosa per distrarmi. Il telefono mi aiuterà. Vediamo. Wow, guarda che muscoli. È proprio un ragazzaccio. Oh, Chris, ma che fai? Aspetta, Jake è un'altra ragazza? Cosa? Sorridi, cara. Che belli che siamo. Come ha potuto? Non posso competere con Stacy. È così affascinante. E io no. Ci vuole una sessione di bellezza. Voglio dire, non sarà difficile. Devo far brillare la mia pelle. Questo mi aiuterà. Poi provo questa maschera. È buffa. Wow, la mia pelle è splendida. Ok, e ora? Ah, ma certo. Mi serve un nuovo look. Ci deve essere qualcosa di adatto. Questo è molto luminoso. Catturerà lo sguardo di Jake. Ma a me piace questo colore. Forse no. Oh! Troppo scollato. Wow, questo fa al caso mio. È così carino.
Fin qui tutto bene. Manca l'ultima cosa. Il make-up. Devo ammetterlo, sono bella. Pronta? Ops, come non detto. Quasi dimenticavo. Non credo si abbinino al mio look. Ecco. Molto meglio. Ehi, nerd, prendi. Basta. Comportati naturalmente. Wow. Grace. Wow. Ciao, Jake. Grace, sei bellissima. Ora di sfoderare le mie mosse. Come va, Grace? È buffo che non ti abbia mai notata. Io invece ti ho sempre notata. Sempre. Perché vanno tutte da Jake? Ehi, yuhu, pensi di ordinare qualcosa? Voglio dire, è stato incredibile. Allora, che prendi? Via, show! Tutti urlavano il mio nome. Un momento. Oh, Stacy. Scusa. Sei così bravo. No, niente di che. Scusa ancora un secondo. Ignoriamolo. Comunque, tornando a me, ti ascolterei tutto il giorno. Oddio, non ci credo. Il mio primo bacio. È il tuo giorno fortunato. È il giorno peggiore della mia vita. Non posso guardare. Cosa? Jake! Che succede? Cara, non è come credi. Ignorala. Ti ho chiamato un milione di volte. Ti stavo per richiamare. Mi dispiaceva per lei. Stai scherzando? Mio Dio, sei incredibile. Stacy, cara, non fare così. È così imbarazzante. Meglio andare via. Grace, aspetta. È il mio momento. Dimentichiamola. Siediti con me. Sul serio. No. Non ci credo che mi ha trattata così. Ottimo. Piove pure. Come se non fosse abbastanza. Non ho neanche una giacca. Ma io sì. Chris, ti meriti qualcuno migliore di Jake. Lo credi davvero? Certo. No, non posso. Devo andare. Ma la tua giacca! Chris! Torna indietro! Mi spiace! Che giornata! Ma finalmente sono a casa! Spero che Grace sia a casa! Avrei dovuto baciarla! Perché non mi ha baciato? È tutto così strano! Una bibita è quel che ci vuole! Sento ancora il suo profumo! Vedo il viso di Grace ovunque. Mi manca tantissimo. Mi manchi, Grace. Aspetta, ma che sto facendo? Sono stata così cieca. Eppure i segnali erano ovunque. Il mio armadietto non è stato Jake. Jake mi stava solo usando. Chris è così dolce. Tiene sul serio a me. Ma chi devo scegliere? Chi è meglio? Chris o Jake? Non so che fare. Mi serve il tuo aiuto. Dimmi cosa fare nei commenti. Chi è il mio principe azzurro? È così complicato. Ti devo delle scuse. Wow, sono per me? Spero che a Grace piacciano questi... Oh no... Sono bellissimi. Lo so, ma mai quanto te. Che ne dici di un bacino? Come potrei dirti di no? In effetti è semplice. No. E tieniti i fiori. Ciao, Chris. Fammi prendere questi fiori. E questi non ti servono. Il nerd. Ma stai scherzando? Siete fatti l'uno per l'altra. Schiappe. Sono stata una sciocca. Tu sei l'unico per me. Ma che bel lieto fine! Il vero amore trionfa sempre. Secondo te, chi avrebbe dovuto scegliere Grace? Chris o Jake? Diccelo nei commenti. Condividi questo video con gli amici e iscriviti al canale per vederne tanti altri ancora.